Ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi, ragazzi, torniamo con l'appuntamento di Focus Milan Inside, il focus sui nuovi giocatori che spesso vengono accostati, magari meritevoli, ecco, di un approfondimento. Vi dico che oggi l'oggetto di studio del Focus di Milan Inside è Per Skursi, difensore dell'Ajax. Prima di cominciare però, ragazzi, gentilmente vi ricordo di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e sito internet www.acmilaninside.com. Allora, Per Skursi, difensore centrale dell'Ajax, classe 99, nato precisamente il 26 novembre del 99, è uno dei tanti nomi che si è fatto nell'ambito della ricerca del difensore centrale da parte del Milan, citato ieri da Di Marzio su Sky. Andando a studiare un attimino Skursi, già lo si conosceva, però tante piccolezze magari no, si vede che lui sul sito di Transfermarkt viene valutato all'incirca 8 milioni, valore okay, stimato da un apprezzabilissimo sito, che però non si avvicina alla richiesta dell'Ajax. Il suo contratto scade peraltro nel 2025, quindi è lontana la scadenza, non se ne parla di una cessione magari, ecco, giusto appunto, scontata o a zero. Però pare che una cifra sui 15-20 potrebbe essere l'offerta giusta. Quest'anno ha collezionato 13 presenze causa qualche infortunio di troppo e qualche decisione diversa dagli altri anni da parte del tecnico dell'Ajax Ten Hag. L'anno scorso molto meglio, 27 presenze e un gol. L'anno prima ancora, appena arrivato all'Ajax, 10 presenze e un gol. È arrivato all'Ajax praticamente l'anno prima che se ne andasse De Ligt e viene visto un po' come, nonostante sono lo stesso anno, viene visto un po' come il nuovo De Ligt. De Ligt è già un po' più affermato, un po' più strutturato, ecco, mettiamola così. Lui viene visto ancora come una giovane promessa ed è uno dei pochi a non nascere nel settore giovanile dell'Ajax. Nasce nel Fortuna Sittard, sempre squadra olandese, squadra con la quale esordisce a livello ufficiale, salvo poi nel 2018 trasferirsi all'Ajax per il costo di 2 milioni. Ripeto, da qui poi nasce il paragone con De Ligt anche per l'altezza, per la possanza fisica. Anche Skursi è alto 1,91 m. Ne dicono una grande personalità, una grande precocità, e tali caratteristiche, giusto appunto, hanno fatto sì che venisse un attimino paragonata all'olandese della Juve. Chiaramente, con un'altezza del genere, la possanza fisica e i colpi di testa sono diciamo la sua prerogativa maggiore, sono il suo punto forte. Questa però possanza gli permette di essere anche preciso e pulito in marcatura, spesso gioca d'anticipo, un po' come tutti, diciamo, i difensori centrali, quelli alti alti, perde un attimino in velocità, soprattutto nei primi metri, salvo poi recuperare con le leve lunghe. Però spesso gioca d'anticipo, risultando però non falloso, riesce anche con il suo fisico a tenere la posizione piuttosto che fare un intervento sbagliato, un intervento fuori tempo.
anche degli ottimi piedi, piede destro, motivo per il quale si preferisce, è sempre stato, diciamo, schierato nella maggior parte dei casi come centrodestra di una difesa a 4. Occasionalmente anche centro-sinistra e a centrocampo. Addirittura una stagione è arrivato, un piede molto educato, a fornire 8 gol e 4 assist, quindi non si fanno così per caso. E sinceramente, ora finita tutta la descrizione di caratteristiche e roba varia, e tra i profili citati, Bailly, Diallo, Tanganga, Milenkovic, roba varia, lasciando i profili top in questo momento, che per me sono Botman, Bremer e Christensen del Chelsea, tolti i loro tre, che sono al momento molto probabilmente irraggiungibili per altri motivi, un po' per il costo del cartellino, un po' perché Christensen a zero è appetito da tanti. Scurs è il profilo secondo me migliore, perché Bailly e Diallo sono in Coppa d'Africa e arriverebbero comunque a febbraio, perché altri nomi fatti, tra cui lo stesso Milenkovic, non mi convincono. Perché è comunque sia un 99 che ha attirato su di sé le attenzioni di club come Liverpool, Inter, Barcellona, Juve, insomma, non è banale, ecco, come prospetto. Addirittura il Liverpool prima della pandemia aveva mosso i primi passi concreti per Scurs, stava quasi per chiudere, poi la pandemia ha bloccato un po' tutto e ame. Quindi sinceramente da parte mia è approvato, soprattutto se dovesse essere strappato a qualche milioncino di meno, magari verso la quindicina sarebbe quasi perfetto. Vediamo, speriamo. Sarebbe veramente un bel profilo. Questo è quanto, ragazzi. Comunque sia, vi dico che fatta la partita di domenica contro la Juve, poi si chiuderà per il centrale. Sarà l'ultima settimana, i giorni, diciamo, dedicati alla chiusura del difensore centrale. Altro non lo so, anche se sinceramente si sta sollevando un problema Brahim Diaz, quindi dirigenza, occhio, occhio, rischiamo di vanificare una stagione per poco o nulla. Questo è quanto, ragazzi. Io vi ringrazio, vi ricordo gentilmente ancora una volta il like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito www.acmilaninsight.com. Vi ringrazio ancora una volta, vi invito a rimanere collegati per tutti gli eventi di Milan Inside, con tutte le notizie di Milan Inside in continuo aggiornamento, sia il sito che le varie pagine. Stiamo crescendo tanto, però il supporto non è mai troppo, e quindi iscrivetevi qui e fate iscrivere altra gente, perché ci saranno delle sorprese per voi. Ve lo dico, non ve lo dico, ve lo dico, dai, se fate iscrivere due persone sarete ospiti di una nostra live. Grazie ancora, ragazzi, e sempre Forza Milan.